Nella splendida cornice del chiostro del Museo Diocesano si è svolta la mostra del mercato di artigianato artistico dal titolo «L'ho fatto tutto io». Il mercato dell'autoproduzione è stato rallegrato da piccoli eventi musicali e performance di circo ed arte di strada. Alle 11 si è esibita in concerto di violoncelli il gruppo Insolite Note, seguito alle 16 da Bric a Brac. Nel pomeriggio invece tutti i bambini dai 6 ai 12 anni hanno partecipato al laboratorio Il mio amico l'ho fatto tutto io, durante il quale hanno potuto creare un personaggio. Ai nostri microfoni parla Sara Monteverdi, organizzatrice dell'evento. Ci sono state numerose le edizioni di questa fiera dell'autoproduzione, che è cresciuta tantissimo negli anni, sia come numero di espositori e soprattutto come numero di visitatori. L'intento è quello di far conoscere il fatto a mano, l'artigianale autentico, che qui viene proposto in maggioranza dal sesso femminile, ma abbiamo anche tantissimi espositori uomini. Quindi diciamo il fatto a mano, bene, la filiera corta, il rapporto diretto col produttore, che sono un po' i valori a cui si ispirano ad esempio i gruppi d'acquisto. Noi ovviamente non proponiamo l'alimentare, ma l'artigianato di qualità, l'abbigliamento ad esempio. Artigianato di qualità e autoproduzione significano soprattutto non sfruttamento di manodopera, tracciabilità del prodotto, sostenibilità, ed è per questo che abbiamo sempre più utenti, gente che ci apprezza, ammiratori che ci seguono spesso, e speriamo che questa giornata in questa location meravigliosa che è il chiostro del Museo Diocesano abbia successo, insomma, dal momento che è anche la giornata del FAI, e quindi pensiamo che ci sia parecchio pubblico interessato sia alle bellezze artistiche, perché quest'oggi sono aperti due chiostri meravigliosi, di solito chiusi al pubblico, questi della Chiesa di San Giuseppe, e spero che sarà un'iniziativa, un ulteriore successo per noi.